Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come potrete sicuramente vedere, siamo qui per fare una Pokémon Challenge. Una Pokémon Challenge che sicuramente, una tipologia di challenge che sicuramente avrete visto su YouTube. Ma diciamo che questa qua è la nuova versione con i Pokémon di settima generazione. Infatti come vedete sono 84, vi faccio vedere subito. Sono tutti i Pokémon di Alola e quindi quest'oggi dovremo cercare di totalizzare il maggior punteggio, di trovare il più possibile, più Pokémon possibile, insomma, nel minor tempo possibile. Quindi non perdiamoci in ulteriori, diciamo, perdite di tempo, che non ha senso, però fa niente. Se volete vedere altri video di questo genere lasciate un bel mi piace. E nulla, iniziamo subito perché sarà una lotta contro il tempo. Allora, iniziamo con gli starter, quindi Rowlet, Dartrix e Decidueye. Il problema, signori miei, sarà più che altro ricordarmi come si scrivono. Torraket, Incineroar. Ok, perfetto. Finora non è difficile. Poplio, Brion e Primarina. Poi abbiamo, allora, ecco, già ad esempio Yungush. Oh, ok, l'ho preso, non ci credo. E Gumshus. Ok, non ci... Pikipek, ok, perfetto. Tu Cannon, dimmi che... Sì, perfetto. E quello in mezzo come cazzo... non lo so, passiamo oltre. Che cazzo c'è ancora? Grabbin, Karja, Bug e Vikavolt. Merda. Salandit, Salazzol, Washi. Ti prego, cosa ho sbagliato? Tipo tutto. Dove non c'è l'H? C'è un H in più, raga. Ok, perfetto. Wishi Washi, non lo so. Chi c'è? Fomantis. Lurantis. Sì, dimmi che si scrive così. Ok, proprio uguale. Mimikyu, ok, sì. Dai, com'era? Tram Beak. Oh, ok, che cazzo ho scritto prima? Forse ci ho messo la P, vabbè, non è importante. Fighting, oddio. Crow Brawler. Che schifo. Crabominable. Lui dovrebbe essere giusto. Ok, perfetto. Crabowler. Forse era più se... Crabrawler. Ma vaffanculo, va. Fireflying. Cosa c'è Firefly? Ah, ok. Oricorio. E ci sono tutti, giusto? Ok, che bellezza. Bug Fairy, fermi. Cutie Fly. E Ribombi. Ci siamo. Roccia. Minior, forse. No, non c'entra nulla, però va bene lo stesso. Bugwater e Araquanid. E l'altro non me lo ricordo assolutamente. Poi Golisopod, Wimpod, va bene. Poi dimmi che si scrive così. Delmise senza H. Dove cazzo è l'H in sto nome? Delmise, non lo so. Sì, sto andando già in confusione. Poison Water, fermi. Minchia, non mi ricordo i nomi. Ground Ghost, non c'è nessuno di Ground Ghost. Ah no, aspetta, Salondat. Palossand e Sandygast. Ok. Normale. Non è normale, però Mudsdale e Mudbray. Ok. Altri di roccia, chi minchia c'è altri di roccia? Andiamo con il leggendario, raga. Non so parlare. Lunala, Solgaleo, Slogaleo, che si sloga, capito? Solgaleo, Necrozma, non Necrozoma, attenzione. Ligo, Nihiligo. Ok, perfetto. Gazlord, Buzz Wall, e le altre tipo
Xurki3, un nome del genere. Oddio, l'ho preso, non ci credo, vi giuro che l'ho sparato a caso. Celestila, e le altre non me le ricorderò mai. Itapu. Tapu Koko. E Tampu. Sembra, non lo so, un nuovo pannolino. Tapu Koko, Cuco. Tapu Koko. Madonna, raga, non so scrivere la dislessia. Però dai, non stiamo andando malissimo. Non stiamo andando per nulla male. Tapu Bulu. Tapu Fini. E come si chiama l'altro? Sai che Tapu Koko, Tapu Bulu, Tapu Fini. Tapu Lele. Ok, perfetto, ci sono. Ok, andiamo sui draghi. Allora, Yang Mo O. Como O. E l'altro è quello in mezzo, come si chiama? Oddio, non ne ho assolutamente idea. Drampa Turtonator. Normale. Che cazzo c'è di solo normale in sta generazione del merda? Aspettate, Komala. E a proposito, se minchia, sto scrivendo i Wanko, raga. Rockraff. Lican Rock. Ok, ci si... Ah, ecco chi era di roccia, merda. Grass Fairy. Cazzo c'è Grass Fairy? Aiuto. Fermi. Stini, tipo. Stini. Sì, come cazzo ti scrivi? Sarina. Ok, perfetto. Lui ce l'ho. Monellul. Come cazzo si chiamava, madonna? Shinotic. Ma come no? Shinotic. Forse erano due I. Ok, sì, perfetto. Normal Flying sarà il classico volante di... No, non è il classico volante di merda. Che dico? Cazzo c'è ancora di Normal Flying? Oddio, non ne ho idea. Fairy, fermi. Comfy. Ok, perfetto. Ok, Oranguru Passimian. Perfetto. Water, e Water c'è Del Miz. Oh! Come lo... Vabbè, fa niente, non è importante. Dragon Flying e Fighting e c'è quello... Young Mo, come ho? Non mi ricordo assolutamente. Electric Steel. Ah, sì, Togedemaru. Ok, poi abbiamo Pyukumuku. Madonna, come ho fatto, non lo so neanch'io. Altri di normale. Ah, ma altre... Ma scusami, Mar Shadow me lo prendi? Ok, sì. Magyarna. Mi mancano... Ah, giusto, Firomosa, cazzo, Firomosa. Grass Steel, chi c'è di Grass Steel? Mi manca un'ultra creatura. Cartana. Oddio, ho preso tutte le ultra creature, non ci voglio credere. Due di tipo psico saranno Cosmog e Cosmoem. Madonna, non so come faccio a ricordarmi i nomi, raga. È ancora 4 minuti, ce la posso fare, dai. Water Psychic, Bruxish, madonna, mi viene solo il mal di testa a dirlo. Il mal di testa mi tocco la gola. Araquanid, come si chiama quell'altro? Araquanid è quello prima, merda. Non lo so, non mi ricordo. Morelul. Ok, l'ho preso, perfetto. Normal Fighting. No, che cazzo c'è di Normal Fighting in sta generazione? Non c'è nessuno. Allora, Passimian l'ho messo, non è lui. Normal Fighting. Crow Brawler. Dai, come si scrive sto nome di merda? Li ho quasi presi tutti, tra l'altro, questi. Crabowler. Non lo so, ma come ti scrivo io? Poison Water, Toxapex e la sua evoluzione. Che non è la sua evoluzione, ma è la sua prima. Toxapex e... Boh, non ne ho idea. Mi fottono i nomi, raga. Grass, quello prima di Zarina, come cazzo si chiama? Bone Sweet. Ok. Normal Finding, non so chi ci sia. Fermi. Tipo zero. No, devo scrivere Type Null, mi sa, però. Type Null, Silvalli. Però non c'entrava nulla, in effetti. Allora, mi mancano quelli di cui non so i nomi, raga. Mi mancano loro.
Normal, no, a parte Normal Fighting che non mi viene proprio in testa. Chi cazzo ci potrebbe essere di Normal Fighting? Sto pensando al Team Skull. Normal Fighting. Fammi minchia. Minchia, mi faccio tutto il Pokédex così a memoria. Allora ce l'abbiamo. Minchia, raga, non ho idea di chi cazzo. Ma Salazzol. Chi cazzo c'è? Allora, fermi. Stini. Stini. Come cazzo? Stini. Ah, ok, perfetto. Erano due, cazzo. Non ci sarei mai arrivato se non avessi cliccato due volte la E. Normal Fighting, raga. A me non viene in mente Normal Fighting. Dai, è possibile che non ce l'ha coso lì. Ala con cosa lottava? Con Crab Bowler lì che non so scrivere. Crab Bowler. No, non ne ho idea, sto sparando tutto a caso. Raga, non mi ricordo i nomi. Dragon Fighting, Yang Mo, Komo. Merda, non mi ricordo. Non ne ho idea. E io ce li ho, mi manca solo Normal Fighting che non so chi è, ma gli altri ce li ho, è questo che mi fa rosicare. Adesso scopri. Ah, le forme Alola non ci sono, tra l'altro. Ok, perfetto, mi stavo già preoccupando. Sì, perché ho scelto quello senza forme Alola, non lo so. Araquanid e... Minchia, cioè, vi rendete conto che mi sono ricordato i nomi di tutte le ultra creature e non mi ricordo Crab Bowler lì. Cioè, ho scritto giusto Xurkitri, e come faccio a non scrivere giusto quello? Yang Mo, Komo, non me lo ricordo, ok. Beh, se prendo Normal Fighting poi me ne mancano solo 4. Che cazzo c'è di Normal Fighting? Sto cercando di guardare le cose qua in alto, ma non mi viene in mente proprio mai. Che cazzo c'è? Oranguru e Passimian li ho messi. È tipo 0, non è Fighting. Che cazzo c'è, scusate? Sto provando a ragionare, ma non mi viene in mente. Sarà sicuramente un cancro. Appena lo vedo dirò: oh, guarda che cancro. Normal Fighting. No, non ce l'ho Normal Fighting. Che cazzo c'è? Non ne ho idea, mi arrendo. 78 su 84, un gran punteggio. Pensavo di fare molto più schifo, obiettivamente. Voglio vedere chi cazzo fosse. Staffole Beagle, che medio Pider. Crabrawler, cazzo, c'era la A, non la... E Akamo, non ci arrivavo più. Beh, Staffole Beaver li avevo totalmente rimossi, per fortuna. Dewpider, non mi ricordavo il nome. Merani, ne manco. E vabbè, Crabrawler, non lo sapevo scrivere. Beh, abbiamo fatto un 92% su una media di 68, che secondo me è molto buona, quindi tanta roba. E quindi nulla, ragazzi, il video finisce qua, spero che vi sia piaciuto. Se volete video di quest'altro genere potete lasciare tanti bei mi piace, raggiungiamone, non lo so, 100 per un altro video di questo genere, visto che la scorsa challenge di questo tipo ne ha raggiunti 100, mi sembrava giusto portarla, visto che l'avevo detto. E nulla, noi ci becchiamo in un prossimo video.